Risk Management, il professor Pier Antonio Bacci, chirurgo estetico, ha chiamato qualcuno che se ne intende di sport e di riabilitazione. Se lo sarebbe mai immaginato, e comunque vuol dire che c'è un binomio importante che va avanti, quello della bellezza e della salute e della ginnastica, dello sport. Lo stato di benessere non è soltanto morfologico, ma è anche funzionale, e le due cose sono intrinsecamente correlate. Quindi la dimensione estetica e funzionale si sposano in un ambito che è un ambito di generazione di uno stato di omeostasi, uno stato di salute che deve vedere la comunione di aspetti riabilitativi con aspetti di ambito di incremento di quella che è la morfologia della struttura corporea, quindi l'estetica, perché voglio dire la bellezza è bellezza esteriore, ma deve essere anche bellezza di funzione. Allora le due bellezze convivono, eccoci qua. L'importante è muoversi, mangiare bene, muoversi, avere una mentalità di movimento, di capire che ciascuno deve prendere in mano la propria salute e gestire la propria salute e, perché no, la propria bellezza. Quando si parla di estetica, oggi si pensa sempre a un aspetto esteriore, ma cellulite spesso vuol dire dolore, vuol dire qualcosa di intossicazione, come l'invecchiamento. Ecco, con il professor Saggini, che sono stato invitato e lo ringrazio, a fare uno studio congiunto per ricercare i punti dolorosi, per capire che cosa succede nelle alterazioni estetiche, che questo sia il messaggio vero. Cerchiamo di capire che cosa succede e insieme, medico e paziente, fare un viaggio che sia di salute, perché no, di bellezza.